Per effettuare il monitoraggio del nosema bisogna raccogliere 100 api vive. In particolare andremo a raccogliere le api bottinatrici, quindi le api che escono dall'arnia. E questa cosa ci facilita per la loro raccolta, perché noi andremo a mettere questa rete di chiusura dell'arnia da nomadismo, quindi andremo a chiudere l'arnia da nomadismo e attenderemo il rientro appunto delle bottinatrici dal loro volo. Come vedete, le bottinatrici quando rientrano cercheranno di entrare all'interno dell'arnia, non ci riescono perché appunto c'è la rete, e noi a questo punto andremo a raccoglierle. Per effettuare queste analisi abbiamo bisogno di 100 api vive. Come si raccolgono queste api? In due modi: o si mettono direttamente nel vasetto, o potremo anche aiutarci con una spazzola o con delle piume. Per metterle dentro il vasetto possiamo semplicemente utilizzare il metodo che abbiamo utilizzato prima durante la raccolta dello zucchero a velo, oppure semplicemente passando il barattolino. Ricordatevi che se le api le prendete dall'alto poi cadono. Una volta raccolte le api andremo a chiudere il barattolo. Se le api raccolte non sono 100 ma sono di meno, non faremo altro che aspettare altre api che si fermano nel predellino di volo, diamo una piccola botta al vasetto per far appunto cadere e stordire un po' le api che abbiamo raccolto precedentemente, e di nuovo andremo a fare la raccolta delle api sulla rete. A questo punto siamo arrivati a 100 api, chiudiamo il vasetto.